10 ottobre gli artigiani di Confartigianato incontrano Papa Francesco. Artigiani campioni di welfare premiati dal presidente del Consiglio Conte. Confartigianato torna in passerella con White. Dal 24 settembre la moda artigiana a Milano. Export dal Ministero degli Esteri, un portale per accompagnare le imprese italiane nel mondo. Il 10 ottobre gli artigiani di Confartigianato provenienti da tutta Italia parteciperanno all'incontro concesso da Papa Francesco e che si svolgerà nella Sala Nervi in Vaticano. In questa preziosa occasione gli imprenditori e i rappresentanti del sistema Confartigianato ringrazieranno il Santo Padre per i suoi richiami ai valori di creatività espressi dagli artigiani al fine di costruire il bene comune e testimonieranno con la loro concreta operosità l'adesione ai valori cristiani del lavoro e della solidarietà. Il 22 settembre a Roma, nell'ambito della quinta edizione di Welfare Index PMI, 6 imprenditori di Confartigianato hanno ricevuto dal Presidente del Consiglio Conte il premio Welfare Champion per le loro iniziative di welfare aziendale e i progetti per la tutela della sicurezza e del benessere dei dipendenti. A ricevere il riconoscimento sono state le imprese Metal B di Vicenza, Galvanica Sata di Brescia, FB Arredamenti di Como, Equilibrio e Benessere di Mantova, CTB Air Technology di Monza Brianza, Mariscò di Palermo. Confartigianato Moda e White Milano tornano in passerella per una nuova entusiasmante edizione della principale vetrina internazionale della moda artigiana. La scenografia madre dell'evento, che dal 24 al 27 settembre conquisterà Milano, sarà ancora Via Tortona, da sempre la zona della moda e del design del capoluogo lombardo. 2 le novità di quest'anno però, l'aggregazione di tutti i protagonisti di White Milano sotto il marchio Milano Loves Italy e un'organizzazione a metà strada tra il reale e il virtuale. Il Ministero degli Esteri ha lanciato la piattaforma export.gov.it per accompagnare le imprese italiane sui mercati di tutto il mondo. Parte integrante del patto per l'export firmato dal Ministro Di Maio e da 45 enti, associazioni e istituzioni italiane, la piattaforma nasce per riunire tutte le informazioni, le carte e i documenti necessari per avviare un percorso di internazionalizzazione o per implementare quelli già esistenti. Un sito facile, intuitivo e immediatamente operativo in 7 semplici passi.